dopo aver parlato di Avenged Sevenfold in questa cornice dei mitologicamente parlando, mi avete lasciato molti consigli nei commenti circa altri gruppi, altre canzoni, altri album che rispondono alle caratteristiche per entrare in questa serie, quindi titoli con riferimenti alla mitologia, al folklore. Il primo di questi, poi li recuperiamo tutti quanti piano piano, sarà Seven Son of a Seven Son, il settimo album degli Iron Maiden. L'idea per avere un concept particolare per questo album fu del bassista del gruppo Steve Harris, che volendo scrivere un settimo album si informò circa tradizioni relative al numero 7 e si imbatté in questo concetto di settimo figlio di un settimo figlio. Riferendo poi tutto al cantante del gruppo Bruce Dickinson, i due incominciarono a elaborare i testi di queste canzoni con un tema particolare e tutto l'album gira attorno per l'appunto al concetto di un Seven Son of a Seven Son, ovvero il settimo figlio di un settimo figlio, un qualcosa presente già in altri romanzi, ma con un'origine prettamente folcloristica. Il concetto infatti di un settimo figlio di un settimo figlio è diffuso in tutta Europa, c'è una credenza specifica anche in Italia circa questo particolare figuro e magari approfondiremo questo concetto in un video apposito, quindi fatemelo sapere nei commenti se volete un video bello più ampio sull'argomento. Però in breve, in ogni parte d'Europa e non solo, è diffuso il concetto che il settimo figlio di un settimo figlio sia dotato di poteri magici. Deve rispondere certo a un criterio molto particolare, perché per l'appunto deve essere il settimo figlio maschio di sette figli tutti maschi, che a sua volta è figlio del settimo figlio di sette figli tutti maschi. La linea non può essere mai interrotta dalla presenza di una sorellona o di una sorellina, deve essere il settimo figlio maschio di un settimo figlio maschio in una famiglia che ha generato solo pene muniti. A quel punto il nascituro settimo figlio di un settimo figlio avrebbe poteri magici. Secondo alcuni sarebbe destinato a sconfiggere demoni e malvagità, ad affrontare carestie. Più che altro si parla molto di questi settimi figli come taumaturghi, guaritori. Spesso e volentieri rientrano in quel novero di re taumaturghi che guariscono dalle malattie, fermano le epidemie con la sola imposizione delle mani, e quindi tutti poteri molto particolari che fermano ciò che corrompe l'umanità. Il settimo figlio di un settimo figlio nasce in pratica con il destino dell'eroe e del guaritore sulle spalle. Ci hanno fatto anche un film su questa roba, con il Principe Caspian, è una porcata. Sentitevi l'album degli Iron Maiden, che è meglio.